Si è chiuso il Lucca Film Festival con Effetto Notte, la premiazione dei film in concorso ad Europa Cinema. Grande protagonista l'attore olandese Rutger Hauer. Il Lucca Film Festival con Effetto Notte, la premiazione del film in concorso ad Europa Cinema. Ospite d'onore e presidente della giuria Rutger Hauer per la sua epica interpretazione in Blade Runner, ambientato proprio nel 2019. Sentiamo Frida Zampella. Il centro di Lucca, set di performance a cielo aperto per la chiusura del Lucca Film Festival Europa Cinema. Nelle piazze e nelle vie della città, Effetto Cinema Notte ha portato 21 compagnie teatrali e di danza che si sono esibite nella rievocazione di film immortali come Mary Poppins per l'area fan e Matrix per l'area future. L'evento principale è stato dedicato a Blade Runner, Tears in the Rain, per celebrare la presenza di Rutger Hauer, protagonista del film di Ridley Scott del 1982, ambientato in un futuribile ma oggi reale 2019, con l'evocazione delle musiche di Vangelis. Le lacrime spontanee e non in copione di Hauer sono ancora uno dei momenti più emozionanti del film. Hauer è stato presidente della giuria del concorso internazionale dei lungometraggi che ha premiato il film di animazione Dollhouse di Nicole Branding. Menzione speciale a The Best of Dorian B di Anke Blondé per l'interpretazione della protagonista Kim Snawart. Les Enfants du Rivage di Amelia Nanni, di cui vediamo alcune foto del backstage, è stato il corto vincitore del premio miglior cortometraggio. Il premio giuria universitaria è stata assegnata al film November the First del giovanissimo Charlie Manton. Novità del 2019, il premio Federmoda CNA andato a Those Who Work di Antoine Roussbach.